La nascita di un figlio porta con sé un universo di speranze, sogni e a volte sfide inaspettate. Questa è la storia di Andrea, una madre di fronte alla rivelazione che suo figlio, Angelito, è nato con la sindrome di Down. Una storia che intreccia il dolore della scoperta con la potenza dell'amore incondizionato, esplorando i complessi sentieri dell'accettazione, del rifiuto e della redenzione. Ciao a tutti in questa nuova emozionante storia. Prima di continuare vi invito a iscrivervi. Se siete pronti, allora partiamo. Cosa fareste? Cosa fareste nel caso vostro figlio stesse per nascere con un problema? Se scopriste proprio verso la fine della gravidanza, quando ormai mancano poche settimane, che vostro figlio non sarà come gli altri, e anzi potrebbe essere molto diverso, o almeno diverso dalla società a cui siamo abituati. Beh, Andrea, una donna di 35 anni, e Roberto, un uomo di 38, sposati, hanno dovuto affrontare questa realtà. Non pensavano sarebbe mai successo proprio a loro. Avete presente quando vediamo una cosa in televisione e pensiamo: cavolo, per fortuna non è successo a me. Oppure, beh, è successo molto lontano, quindi non penso succederà qua. Beh, state sicuri che ciò che sembra troppo lontano in realtà non lo è mai abbastanza. Il mondo è grande, ma allo stesso tempo molto piccolo, e tutto ciò può succedere quando meno ce lo aspettiamo. Andrea, non lo so, non so se dovremmo continuare, non so se sarei in grado di tenerlo. Cosa ne penseranno i vicini? Come sarà la nostra vita d'ora in poi? Disse Roberto davanti a quelle nuove radiografie. Cosa te ne importa dei vicini? E cosa succederà, scusami? Dovremo solo prenderci cura di lui. Non cambierà niente, è un bambino come altri, rispose Andrea, sua moglie, con tono aggressivo. La radiografia e le parole del medico in quel momento stavano facendo riflettere la famiglia. Roberto era combattuto, non sapeva che fare per quel bambino che secondo lui era diverso e sarebbe stato un problema nella famiglia. Mentre Andrea non la pensava allo stesso modo, lei era speranzosa. Lei voleva provarci, voleva continuare a avere il piccolo Carlo, di cui hanno parlato per mesi. Si ricordava perfettamente tutto ciò che avevano passato i 7 mesi prima. Era una mattina come le altre, quando all'improvviso Roberto si era svegliato, carico, dicendo: «Voglio un figlio, amore». Andrea prima di allora non ci aveva mai pensato. Erano persone semplici, con lavori normali che permettevano buoni guadagni, però. La loro vita era perfetta, non avevano debiti, la casa veniva pagata lentamente, non succhiava loro ogni singolo centesimo e le loro giornate trascorrevano tranquille. Quindi sentire suo marito dire quella cosa era strano per Andrea. «Sicuro, amore, vuoi cambiare la nostra routine in questo modo?» In realtà anche lei ci aveva pensato, forse entrambi l'avevano pensato allo stesso modo. I vicini avevano appena avuto il loro bambino e Andrea e Roberto si erano incantati davanti al visino di quel piccolo essere umano. Erano rimasti addolciti e anche sorpresi per le emozioni che stavano provando. Tenerlo in braccio fu il colpo di grazia per il loro cuore. Per giorni avevano ripensato alla sensazione di tenere un neonato in braccio. Una sensazione che avrebbero voluto riprovare, ma soltanto Roberto aveva avuto il coraggio di parlare e esternare i suoi desideri. «Facciamolo, non ho dubbi», aveva aggiunto quella mattina. Così Andrea, con un grande sorriso, aveva accettato la sua proposta. Ma a quanto pare avere figli non era così facile. In televisione vedevano programmi dove i teenager rimanevano incinta addirittura per sbaglio, ma loro, anche volendolo con tutte le forze, non sembravano riuscirci. Dopo ben 4 mesi persero le speranze. «Amore, è inutile, nulla funziona, sono fertile, sono i giorni giusti, ma forse Dio non vuole che abbiamo un bambino». Le settimane a venire furono molto tristi per la coppia. La loro routine non era cambiata, ma cominciarono a notare come questa routine fosse monotona e senza speranza. Quella che un tempo sembrava la migliore delle routine divenne la più triste e la più incatenante. Ma un giorno accadde una cosa, un incidente che cambiò tutto quanto. Andrea, mentre era a lavoro, era svenuta. Aveva sbattuto la testa senza farlo apposta e la botta l'aveva atterrata. La peggiore cosa che potesse capitare, però non era finita, usciva perfino del sangue dalle sue parti intime. La portarono in ospedale d'urgenza e chiamarono Roberto. Dov'è mia moglie?» gridò lui arrivato alla reception. «Si calmi, signore, lei chi è?» Roberto si accorse di aver urlato inutilmente, che non poteva andare nel panico, doveva rimanere tranquillo per sua moglie. «Ecco, io sono Roberto e cerco una donna arrivata da poco che è svenuta a causa di una botta in testa». Così lo accompagnarono dopo che ebbe dato tutte le generalità. Appena vide sua moglie si mise a piangere. Era un uomo sensibile, perciò situazioni del genere gli mettevano ansia. «Calmati, tesoro». Lei era insolitamente sorridente, però. «Come faccio a stare calmo? E poi come mai ti usciva il sangue? Piega, ti prego, e come mai sorridi poi?» Era agitato e faceva domande a raffica. «Ehi, c'è un motivo per cui sorrido, ed è un motivo molto valido. Sai, sono incinta. Il medico mi ha detto che a causa di quella botta si è scombussolato un po' tutto il mio interno, ma nulla di grave.
Basteranno delle medicine e tornerò come prima. Da ora in poi dovrò stare attenta per due persone. Era felicissimo Roberto, finalmente ce l'avevano fatta ed era successo in un ottimo momento per entrambi, ma non sapevano che da qui a qualche mese avrebbero dovuto affrontare una sfida non da poco e fare una scelta. I primi mesi di controlli filarono completamente lisci, senza intoppi. Il bambino, che avrebbero chiamato Carlo, a quanto pare era sano, anche se non riuscivano ancora a vederlo perfettamente. Tranquilli, vostro figlio non ha problemi, continuò a dire il ginecologo per settimane. Ma arrivati al settimo mese, le cose diventarono complesse. Quel giorno dovevano incontrare un nuovo ginecologo, perché il precedente aveva avuto un problema. Così si incamminarono con il sorriso in volto. «Ehi tesoro, la tua pancia è cresciuta molto, ma sei comunque bellissima, lo sai», disse in auto Roberto per rassicurare Andrea. «Dai, smettila, lo so che sono grossa, ma vedrai che dopo ce la metterò tutta per tornare in forma». Risero e parlarono molto. Il loro sogno stava per avverarsi. Andrea aveva smesso di lavorare da qualche mese per la sicurezza del bambino, ma a volte aveva dei dolori molto strani. Il medico disse che erano normali e che non era niente di cui preoccuparsi. Infine, dopo una ventina di minuti, erano arrivati in ospedale. «Forza, amore, forse questa sarà l'ultima visita prima del fatidico giorno». La ginecologa nuova sembrava una persona molto giovane. E lì la coppia pensò un attimo che forse non era una grande idea farle fare quest'ultimo controllo. «Tesoro, ma non sembra nemmeno avere 30 anni, siamo sicuri?» disse Roberto molto preoccupato. «Ma va, tranquillo, non succederà niente, dopotutto se l'hanno assunta sanno il fatto loro». I dubbi di Roberto erano così dissipati, ma non era finita. «Signore e signora, abbiamo un problema. O meglio, non è un problema, ma sarebbe stato meglio vi avessero dato prima la notizia. Questo bambino non sarà come gli altri, perché a quanto pare ha un volto molto particolare, tipico dei bambini che hanno la sindrome di Down. Ma bisognerà arrivare al giorno del parto per esserne sicuri». Per un attimo entrambi rimasero in silenzio. Nella stanza risuonava soltanto il ticchettio dei macchinari e nient'altro. Le parole della dottoressa provocarono un forte dubbio mentale a Roberto, ma anche Andrea aveva i suoi pensieri. Dopodiché la dottoressa capì la situazione e uscì dalla stanza. «Vi lascio un momento soli, probabilmente il ginecologo prima non se n'è accorto, o almeno deduco dalla vostra reazione di ora che non se n'è accorto. Tornerò tra una decina di minuti». Subito Roberto disse: «Allora, cosa facciamo? Non so se saremo in grado di occuparcene e chissà cosa penseranno i nostri vicini, i nostri familiari. Io non lo so, non so che fare, forse dovremo darlo via in adozione. È troppo per dei genitori alle prime armi, sai?» Andrea lo guardò indignata, ma in realtà anche lei aveva avuto per un attimo dei pensieri simili. «Cosa stai dicendo? Cosa importa degli altri? E ti assicuro che saremo pronti, ok? Fidati di me, ce la faremo». Ma un po' di dubbio c'era anche dentro di lei. Non sapeva veramente come avrebbero fatto, ma voleva essere una madre e dimostrare agli altri che niente era impossibile. Nelle settimane prima dell'arrivo di Carlo, la coppia era persa e distante. Roberto non parlava più, era come se avesse perso la voce, come se non ci fosse più niente da dire e fosse scontento delle scelte fatte finora. Andrea a volte provava a tirare fuori qualche argomento, ma non era semplice. Roberto sembrava non ascoltarla mai. Allo stesso tempo anche lei aveva molti dubbi e soffriva in cuor suo. Sperava di avere una vita familiare come quelle che si vedevano in TV, nei film d'amore per esempio, ma ovviamente la vita non è un film e questo lo capì dopo quella notizia. Infine arrivò il momento. «Ti aspetto», disse Roberto prima che Andrea entrasse in sala. L'ansia era palpabile perché lui temeva per la vita di sua moglie, ma allo stesso tempo sperava che il figlio non avesse i problemi descritti dalla dottoressa. Dopo ore di attesa e urla, infine vide uscire il medico. «Come sta? Mi dica tutto. È normale». Quest'ultima parola gli uscì senza nemmeno volerlo. Era una parola brutta da dire e anche il medico rimase un attimo incredulo, ma rispose con tono molto deciso. «Il bambino è sano, sta benissimo. Non so cosa intenda con la parola normale. Se intende per la sindrome di Down, beh, ce l'ha. Però io direi più che è speciale. Sicuramente avrà bisogno di attenzioni particolari e non è come gli altri, ma è un bambino speciale che non deve essere etichettato in alcun modo». Il dottore cercò di fare un piccolo discorso sperando il padre non facesse niente di avventato. Aveva visto tanti genitori reagire male all'arrivo di bambini speciali. Entrato in sala, vide Andrea con in braccio Carlo. «Guardalo, è bellissimo», disse, ma in quel momento Roberto non sentì amore. Sentì qualcos'altro, un rifiuto che non aveva mai provato in vita sua. «Sì, è proprio bello», disse falsamente mentre lo teneva in braccio. Da lì passarono i giorni e infine tornarono a casa con Carlo. C'era già una stanza pronta per lui, ma la situazione ora era cambiata, non potevano lasciarlo solo.
I primi mesi dovevano monitorarlo e capire. I primi giorni furono alquanto difficili, con sveglie molto presto e stress mentale di ogni genere. La loro routine era stata letteralmente distrutta. Non c'era più nulla di uguale nella loro vita. Non avevano un solo minuto di riposo. Andrea era spesso sola a casa con Roberto che stranamente aveva cominciato a fare straordinari su straordinari. Anzi, Andrea sapeva il motivo, semplicemente voleva stare lontano dalle responsabilità familiari. Nelle settimane dopo anche lei stava cominciando a cedere. «Non lo so se posso andare avanti così», diceva a Roberto. Lui intanto rispondeva allo stesso modo. «Forse non dovevamo farlo, forse non eravamo pronti e non lo siamo». 3 mesi più tardi, infine, Roberto, una notte, svegliatosi pieno di rabbia, decise di fare una cosa orribile. «Adesso basta, mi hai stufato!» Era distrutto dal bambino e odiava il fatto che fosse down. Non riusciva a non guardarlo con disgusto. «So io dove lasciarti». Prese un po' di cose, scrisse una lettera. Prese poi il passeggino e fece partire la macchina. Dopo circa 2 ore di viaggio arrivò in un convento. «Da oggi starai con loro, sapranno prendersi cura di te». Lasciò il piccolo dentro il passeggino con la lettera. Si guardò un'ultima volta indietro con occhi di tristezza e andò via. «È meglio così», disse a se stesso. «Noi non eravamo pronti». Tornato a casa andò di nuovo a letto, come niente fosse. Era strano, era agitato e anche un po' pentito, ma riuscì a chiudere gli occhi lo stesso, come se avesse risolto un grosso fardello. La mattina si svegliò con le urla di Andrea. «Dov'è? Dov'è? Aiuto Roberto, svegliati! Carlo è sparito!» Lui le disse con tono calmo. «Aspetta, siediti, devo parlarti». Le raccontò ciò che aveva fatto, dicendole anche che era in un convento, dicendole anche la via di dove l'aveva lasciato. Lei svenne per la notizia. Roberto la portò in salotto e aspettò si riprendesse. In quell'attimo si pentì della scelta. E se non si svegliasse più? Aveva fatto del male ad Andrea, quindi non aveva pensato alle conseguenze di quella sua scelta. Infine, dopo un'ora, si svegliò. «Come hai potuto?» disse piangendo. Lui rimase zitto, non seppe rispondere a quella domanda, mentre lei continuava a piangere. «Devi riportarmelo, riportamelo!» continuò a dire per tutto il giorno. Disperata, si rinchiuse in se stessa per giorni e non si avvicinò nemmeno a Roberto. Ma un giorno lui decise di fare un discorso, dopo molte settimane in realtà. «Ascoltami, pensi che sia stato facile, che mi sia divertito? Non è così, non mi sono divertito, anzi ho dovuto fare una scelta per entrambi, ok? E sai cosa ho notato in questi giorni? Che sei stata triste e non mi hai parlato, ok? Ma ho notato che non hai provato nemmeno una volta ad andare a quel convento. Non hai nemmeno chiamato la polizia o altro. È vero, 2 ore di strada sono tante, ma come mai non hai provato nemmeno il primo giorno a cercare di recuperarlo da là?» A quelle parole non seppe cosa dire, perché sapeva che aveva ragione dopo tutto. Lei non aveva provato nemmeno una volta a contattare quel convento e sapeva anche il motivo. Nemmeno lei voleva veramente quel bambino. Non si sentiva pronta ad accudire un bambino down. E dentro di lei lo sapeva e aveva continuato a fare finta che tutto andasse bene. Ma le cose non si risolsero lì. Anzi, settimane più tardi la felicità era diventata soltanto un'ombra in quella casa. Un'ombra sfuggente, qualcosa che si poteva vedere ma non toccare. Non parlavano più, non si confidavano e tutto era cambiato. Sapevano di aver commesso un peccato imperdonabile, qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto perdonare. E sapevano di essere complici. Così la loro vita tornò come un tempo, ma con un vuoto e con una tristezza mai provata prima. Per 10 anni smisero di essere loro stessi e infine successe qualcosa che sconvolse completamente la vita di Andrea. Roberto ebbe un incidente al lavoro e perse la vita. Secondo le investigazioni, l'incidente era stato provocato da una distrazione. Non soltanto erano mesi che non si concentrava, ma aveva smesso anche di utilizzare qualsiasi tipo di precauzione. Insomma, era come se non avesse più avuto voglia di far niente, più avuto neanche voglia di vivere. Non aveva lasciato alcuna ricchezza per Andrea, ma soltanto una lettera. Una lettera dove le diceva che praticamente la amava e che era dispiaciuto per ciò che aveva fatto. Era praticamente un testamento che aveva scritto anni prima. Era però come un addio premeditato, come se avesse sempre saputo che prima o poi sarebbe arrivata la sua fine. Rimasta sola e senza un futuro, certo, Andrea decise di fare un'ultima cosa per entrambi: chiedere scusa a Carlo. «Devo farlo, per me e per te, amore», disse alla sua tomba una domenica. Così cominciò le ricerche. Andò a quel convento, un posto in cui non aveva mai pensato di mettere piede finora. Era fiduciosa. Oltre a chiedergli scusa, voleva riallacciare i rapporti e fare ammenda, spiegandogli tutto e mostrandogli la vita che avrebbe potuto avere. «Salve, volevo sapere una cosa. Avrei bisogno di parlare con qualcuno che abbia lavorato qua anni e anni fa». Così la portarono da una sorella abbastanza anziana e Andrea cominciò a parlare di Carlo e di ciò che aveva fatto. «Sono stata orribile, lo so, non merito niente. Ma ho bisogno almeno di chiedergli scusa e dirgli chi sono i suoi genitori».
La suora, con sguardo di pena per lei, le disse: «Ecco, non possiamo di sicuro divulgare nomi, ma posso dirle cos'è successo. Quando abbiamo trovato quel bambino davanti al convento, siamo rimaste molto scioccate. Non era mai capitato che abbandonassero un neonato qua. E non sapevamo che fare, così abbiamo chiamato un orfanotrofio vicino e dopo nemmeno 5 giorni sono venuti a prenderlo. Era veramente molto carino, con degli occhi luminosi. Non ha pianto quando l'abbiamo trovato, anzi sorrideva e si divertiva con tutte noi. C'era un biglietto con scritto il suo nome e delle scuse. Ma non potevamo occuparcene, avevamo molti problemi da risolvere, non abbiamo mai avuto bambini qua. Posso darle un indirizzo senza fare il nome dell'orfanotrofio, così non andremo contro la legge». Andrea ringraziò di cuore e prese un biglietto dopo essersi asciugata le lacrime. C'era scritta la via e andò lì. Sicuramente si sarebbe fatto tardi, per questo motivo prese una stanza in un hotel dove alloggiare. Non voleva passare subito all'orfanotrofio, voleva organizzarsi. E se fosse stato adottato, cosa farò in quel caso? Devo avere un piano, pensò. Così organizzò alcune frasi e ragionò su come comportarsi. Se è stato adottato, lo andrò a trovare, con il consenso dei genitori adottivi, almeno una volta a settimana, dai. Non gli dirò subito chi sono. Aspetterò il momento giusto. Piano piano cercherò di riallacciare i rapporti, così forse tornerà da me. Ma prima, ovviamente, è meglio scrivere una lettera di scuse. Non posso dirgli che sono la madre, ma almeno gli chiederò scuse in qualche modo. Magari posso dirgli che vengo a scusarmi al posto di sua madre. No, no, sembra un piano stupido. Beh, io la scrivo, questa lettera, poi quando sarà il momento la userò. Ha 10 anni ora, quindi non capirebbe di sicuro. Infine, con 1000 pensieri in testa, dormì. La mattina seguente andò all'orfanotrofio. «Buongiorno, io avrei bisogno di trovare una persona. Forse non è nemmeno stata adottata. Parlo di questo bambino». Mostrò l'unica foto che aveva di lui da neonato. «Ah sì, il piccolo Carlo. Quando ce l'hanno portato eravamo un po' spiazzati. Non ci eravamo mai occupati di un bambino con la sindrome di Down, ma ce l'abbiamo messa tutta. Per 3 settimane è rimasto con noi. Era un angelo, non piangeva tanto e spesso rideva quando gli parlavamo. Si vedeva che era un bravo bambino. Ma a lei cosa vuole? Ormai è stato adottato». Andrea si ricordò alcune cose dopo aver sentito i discorsi di queste persone su Carlo. Ricordò che in effetti sorrideva molto e che in effetti non si svegliava così spesso. Anzi, Carlo dormiva tranquillo, per lo più. Era lei che aveva usato lo stress come scusa. E ogni volta che qualcuno parlava bene di Carlo, lei sentiva una fitta incredibile al cuore. Sapeva di aver commesso un grave crimine e un grande errore. Così raccontò ciò che aveva fatto. «Ah, quindi è lei quel genitore. Anche se suo marito l'ha abbandonato, perché lei non è mai venuta a prenderlo? Perché viene solo adesso?» Andrea si mise ancora a piangere senza saper rispondere chiaramente. «Non lo so, so solo che sono stata una madre orribile, ma devo rimediare. Devo almeno chiedergli scusa. La prego, un indirizzo». Ma la signora dell'orfanotrofio non poteva di sicuro dire dove si trovasse in questo momento. Rimase però molto rattristata dalla vicenda della donna, dalla perdita del figlio alla morte del marito. Pensò che la vita non dovesse essere stata facile per lei. «Ah, venga con me». Andarono nel suo ufficio. «Prenda, era una bottiglia d'acqua. Non è solo per darle da bere, guardi il marchio. C'era scritto Rimoldi. La marca di quella bottiglia d'acqua era Rimoldi». Cosa significa?» chiese. «Quello è il cognome della famiglia che l'ha adottato. È una piccola azienda di bottiglie d'acqua. La sede è poco distante da qua». Andrea quindi ringraziò la signora e corse in auto a mettere un indirizzo sul navigatore. Qui trovò immediatamente l'azienda. Era l'unica che faceva bottiglie d'acqua in zona. Dopo nemmeno 20 minuti arrivò. Era abbastanza grande, ma niente di eccezionale, e di fianco c'era un'enorme villa, con un giardino sconfinato. Si avvicinò al cancello della casa e lì rimase senza parole. Vide Carlo. Il respiro quasi le si fermò. Aveva gli occhi lucidi ed era emozionato come non mai. «Carlo, Carlo!» cominciò a urlare per farsi sentire, ma si girò prima una donna che sembrava forse essere la tata, che prese subito il bambino e lo portò in casa spaventata. Andrea capì di non aver fatto la mossa giusta, così si calmò e suonò al campanello. Rispose una donna, pensò che probabilmente era quella che aveva visto con Carlo. «Chi è lei? Cosa vuole da Carlo? Se ne vada via o chiamerò la polizia!» «No, la prego, non lo faccia, sono la madre biologica di Carlo, mi chiamo Andrea!» Lì attaccò subito la chiamata la donna. Andrea, perplessa, si chiese cosa stesse succedendo. Aspettò davanti al cancello perché non voleva andarsene dopo tutta quella strada e dopo tutte le strategie mentali che si era creata la sera prima. Infine uscì un uomo in giacca e cravatta. Capì che forse era il proprietario della casa e quindi il padre adottivo di Carlo. «Salve, io sono...» Non le lasciò nemmeno finire la frase. «Ho capito chi è lei, anche se non mi fido per niente. Cosa vuole da nostro figlio?» Così Andrea cominciò a spiegargli la prima parte della storia, dicendogli dell'abbandono, e infine arrivò all'ultima. «Mio marito, suo padre biologico, è morto e io vorrei soltanto chiedere scusa a nostro figlio per quello che abbiamo fatto. La prego, me lo conceda». Andrea aveva fatto un discorso bellissimo ed era sicura di tutto. Sperava quindi la facesse entrare prima possibile, ma la vita non è come un film. «Quindi mi faccia capire. Dopo tutto quello che è successo, lei si aspetta che le farò vedere nostro figlio?»
Sì, perché ora è nostro e per 10 anni non vi siete nemmeno degnati di cercarlo un minimo. Se ne vada via da qua, subito. La famiglia che aveva adottato Carlo era molto ricca, ma con la moglie di nome Ludovica che non poteva avere figli. L'imprenditore, Matteo, le suggerì di avere un bambino adottato. Ludovica aveva accettato perché voleva anche lei un bambino. Andati all'orfanotrofio della città erano rimasti incantati da Carlo. Un sorriso bellissimo e degli occhi luminosi erano ciò che li aveva conquistati. Per questo poi Carlo pensa siano i suoi veri genitori. Lo amano come nient'altro nella loro vita e non vogliono una donna che viene dal nulla a rovini le cose. Andrea, a sentire quelle parole, era rimasta muta. Cosa poteva dire? Non si era preparata a un'evenienza simile. Dopodiché delle guardie di sicurezza arrivarono davanti alla casa per portarla via. «Ok, ok, me ne vado da sola», disse con la voce spenta e gli occhi vuoti. «Non si preoccupi di Carlo, sta crescendo bene ma non torni mai più qua, ha capito? O dovrò farla arrestare». Tornò a casa in macchina, nel completo silenzio. Non fece partire nemmeno la musica e non riuscì a versare una sola lacrima, era devastata a tal punto da non capire nemmeno precisamente cos'era successo. Era un miracolo fosse riuscita a guidare fino a casa per più di 2 ore. Per giorni rimase in casa sua, non parlò con nessuno. Non pulì, non fece la spesa, niente di niente. Finì il cibo e continuò a dormire in un letto sporco. Infine sua madre un giorno entrò in casa e rimase nauseata dall'odore. Lei era denutrita, stanca e con gli occhi ancora più spenti di prima. La madre capì che c'era bisogno di portarla in qualche istituto dove si riprendesse, dove si prendessero cura di lei. Avanti, tesoro, ti riprenderai, ok? Così dopo settimane da quell'incontro lei finì in questo istituto, dove sta cercando di riprendersi ancora oggi dallo shock. Non parla con nessuno e fa fatica a camminare. Non sembra minimamente intenzionata a riprendersi, ma gli addetti la aiutano a non mollare e a prendere un po' di cibo per tornare almeno in forma. Non si sa ad oggi cos'altro le sia successo, ma probabilmente si pente della scelta fatta anni prima.